Adesso basta! Adesso parla lui! Dice, ma chi? Ma era una pernacchia quella? Era una pernacchia. Ma dobbiamo parlare di un'indiscrezione di calciomercato, di un'ufficialità di calciomercato della Roma clamorosa barra exaggerated. Clamorosa, clamorosa veramente, ragazzi, c'è secondo me parecchio di cui discutere, perché gli argomenti in essere sono veramente tanti, cioè è solo un'ufficialità, ma ci sono tanti aspetti di cui parlare. Detto questo, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi piace, ve l'avevo promesso il parere del buon Fabio, ma voglio vedere tutto il vostro supporto. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblichiamo. Ci abbiamo anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio, trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio, ma soprattutto sulla vostra squadra del cuore, e nel frattempo mi risale il polpettone, scusate la rima, Polo, il buon Fabio sta per proporvi un modo completamente gratuito per farlo. Vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e andare a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità, ragazzi, ma cosa volete di più da un'applicazione completamente gratuita? Abrama la Roma, le cifre, un tuo voto in rapporto qualità-prezzo. So che tu avresti preferito un altro calciatore che era difficile allora, arrivasse. Parla. Allora, diciamo che era impossibile arrivare, cioè, a quello che era il mio sogno, ovvero Mauro Icardi. Cioè, parliamo di uno stipendio che la Roma non credo avrebbe mai potuto permettersi, quindi è sempre stato messo in mezzo, ma era 99% no e 1% sì, quindi non è mai stato preso in considerazione. Sì. Però ti dico la verità, io più che altro per Abraham ovviamente sono contento dell'arrivo, perché parliamo di un calciatore che ha 23 anni e che io già seguivo da un paio d'anni, perché col Chelsea si era già messo in mostra in più di qualche partita, lo seguivo sempre con attenzione e mi intrigava parecchio il calciatore. Però essendo noi AS Roma e quando sborsiamo cifre di questo tipo rimango sempre un pochino... Le puoi ripetere le cifre? Parliamo praticamente di 40-45 milioni, questo è quello di cui si parla. Tradotto? Tanti soldi. No, tradotto? Tanti soldi. In che senso tradotto, perdonami? L'acquisto più... Certo, l'acquisto più oneroso della storia della S Roma, che okay, prima di Abraham praticamente era un record che apparteneva a Patrick Schick. E io sinceramente sono rimasto un pochino scottato da questa cosa, quindi secondo me è bene andarci anche un pochino cauti con l'acquisto di Abraham, pochi paragoni, poche chiacchiere, facciamolo lavorare sperando che si ambienti subito e che possa essere decisivo già dall'inizio. Allora, visto che in tanti me lo hanno scritto sotto il mio contenuto su Abraham alla Roma, ti giro questa affermazione fatta da parecchi. Vai. Avete preso a 40 milioni praticamente la riserva della riserva, no? C'aveva davanti quest'anno, la passata stagione, Timo Werner, Kai Havertz, insomma ce ne aveva parecchi. E sì, è il nuovo arrivato Lukaku. È il nuovo arrivato Lukaku. Ma, e qua devo aprire una piccola parentesi, in parte è vero quello che dite, ma c'è sta de mezzo anche una situazione Lampard che alla fine, insomma, esatto, sappiamo tutti non è più l'allenatore del Chelsea e quindi c'è una situazione anche precedente da prendere in considerazione e non so se sei anche te d'accordo con me. Assolutamente d'accordo, perché comunque Abraham è sempre stato un pallino di Lampard, che quindi fin quando è stato allenatore del Chelsea lo ha sempre preso in considerazione, anzi direi che spesso e volentieri lo ha fatto giocare titolare o comunque gli ha ritagliato tantissimo spazio. Il problema è quando è arrivato sulla panchina del Chelsea Tuchel, lo spazio per Abraham mano a mano è diventato sempre di meno, sempre inferiore, e quindi diciamo che era già una situazione abbastanza particolare per Abraham ritrovarsi così con un cambio di allenatore da quasi certo titolare ad una stregua della riserva, perché praticamente il campo non lo vedeva più. Sì. E poi a maggior ragione con l'arrivo di Lukaku gli spazi per Abraham, ragazzi, parlavamo proprio di zero minutaggio.
ma poi anche lo stesso Tuchel nelle ultime partite, sia in Supercoppa che alla prima di campionato in Premier, ragazzi, non gli ha concesso un minuto di campo, cioè non l'ha manco fatto entrare, lo ha convocato 120 minuti in panchina in Supercoppa più altri 90 in campionato. Quindi era un segnale chiarissimo quello che Tuchel ha lanciato al giocatore, dicendogli: guarda, qua per te, amico mio, spazi non ce ne stanno più. E quindi la cifra che abbiamo speso guardando l'ultima annata di Abram, mi ricollego appunto a quello che hanno scritto nei commenti. Secondo te abbiamo speso troppo? Devo essere sincero? Sì, Sì. certo. Sì, abbiamo speso troppo. Cioè, secondo me E ok. 40 e più milioni, cioè, per un calciatore di 23 anni che ha tutti i margini possibili di miglioramento, Ok. effettivamente, cioè, che quindi comunque potresti anche avere un certo tipo di ritorno sia a livello di prestazioni che di gol, quindi proprio a livello di rendimento, ma anche ad un punto di, da un punto di vista economico, che poi magari quello è un altro discorso sul quale dobbiamo andare a parlare. Però potresti avere tante potenzialità per avere un ritorno, ma il problema è che te lo deve dimostrare, perché comunque c'ha 23 anni, è un calciatore che ha tante potenzialità, però te lo deve dimostrare in un campionato che, ok, come la Premier si è anche messo in mostra, ma farlo ambientare qui in Italia potrebbe non essere una cosa rapidissima. Forse ci sono calciatori più pronti di Abram, che comunque c'è, cioè, parliamo della Serie A, non è un campionato facilissimo. Sicuramente la Premier è più competitiva, però trasportarlo dalla Premier alla Serie A è un altro discorso. Cioè, secondo me ci vuole un periodo di adattamento per il calciatore, che spero sia abbastanza rapido. E in tutto questo, considerato tutto questo e la cifra che tu vai a sborsare, secondo me è un pochino troppo. Sai però che la cifra è dilazionata nel tempo, se non sbaglio sono 5 milioni subito e poi gli altri 35, Sì. 40 restanti li pagheremo insomma in parecchio tempo. Guarda, io leggevo addirittura in 5 esercizi, cioè quindi praticamente in 5 Ecco, anni tu visto da devi sto farlo, punto di poi devi vista. pagare. Te posso dire, non mi cambia nulla, perché alla fine dei conti io devo sempre sborsare 40 e passa milioni. Quindi Ok, secondo me il secondo me un discorso minimo rimane lo cambia, eh. stesso. Tutti e Ma subito in secondo me invece conto, col no. tempo. È come quando ti compri una macchina, ma c'hai i soldi col finanziamento. Dici, in conto che devo cacciare 250 euro al mese, e in conto che devo cacciare subito 15.000 euro, no? Allora, su questo posso essere d'accordo, però devi pensare una cosa: se la macchina ti rende, non te ne accorgi. Se invece la macchina non ti rende, che tu avevi delle aspettative, ma in realtà queste aspettative non vengono Te ripagate, pesa uguale, tu te certo. ritrovi a... No, ti pesa a doppio, perché tu dici: cazzo, sto a pagare un giocatore che mi sta facendo pena, e spero che non sia così, ovviamente, e che devo pagare per altri 3, 4, 5 anni, quello che sia. Cioè, quindi è un rovescio della medaglia che deve essere, secondo me, considerato. Vogliamo annapparà allora anche sul diritto delle compra del Chelsea? Che ne pensi? Ed era proprio quello a cui mi stavo riferendo prima. Secondo me ad oggi è una formula abbastanza in uso, perché già era successo tempo fa tra la Juventus e il Real Madrid con Alvaro Morata, dove il Real Madrid aveva messo su Alvaro Morata un diritto di recompra fissato a tot milioni di euro. E la Juve ci rimase anche fregata, perché il Real Madrid poté ricomprare Alvaro Morata ad una cifra molto inferiore a quella che era la valutazione attuale del mercato dell'epoca, ovviamente. Parliamo di, se non mi sbaglio, 5 anni fa, se non ricordo male, andando a Sì. memoria. E con Abram invece la cifra di cui parliamo, ragazzi, praticamente a partire dal 30 giugno 2023, quindi 2 stagioni piene, Abram se le fa a Roma. Allo scattare della terza stagione scatta automaticamente il diritto di recompra per il Chelsea, ma parliamo di 80 milioni di euro. Quindi secondo me è una cifra importantissima, che secondo me se Abram arriva a valere 80 milioni di euro, te se ne va, te rientrano 80 milioni e mi va benissimo uguale. Se il Chelsea decide di non investire questi soldi perché magari non vale 80 milioni, quello poi è un altro tipo di discorso e si vedrà. Però se effettivamente dovesse essere così, tu c'hai un ritorno economico stratosferico, perché 80 milioni tra 2 anni vuol dire che hai fatto un investimento clamoroso. Ma sto Chelsea che ha voluto mettere sta clausola, no? Io penso che significhi che credono molto nelle potenzialità del calciatore e vogliono avere il Certo. diritto eventualmente di Di premiazione sempre ricomprarlo. sul calciatore, come a dire: io sto da un giocatore che per carità qua non trova spazio, però
Ci ho sempre puntato su De Lui, soprattutto nell'ultimo periodo, no? Tu che l'ha a parte. Dice, quindi, se proprio è, me lo vorrei riaccaparrare per il futuro, no? Assolutamente sì, ma secondo me il discorso che fa il Chelsea è anche giusto da un loro punto di vista, te lo dimostrano tra virgolette anche con lo stesso Lukaku Ma che te hanno potevano però dire, perso. c'ho Lukaku, c'ho Werner, c'ho Havertz, ma che me frega dare, compra, capisci, fa? Tra 2 anni però non si può mai sapere quello che succede perché non credo il Chelsea possa Lungimiranti. per... Certo, ma soprattutto non credo che il Chelsea possa permettersi di avere per 2 anni Lukaku titolare e un Werner di turno come riserva, perché Havertz, bene o male, può svariare su tutto il fronte offensivo e non necessariamente deve farti la prima punta. Un giocatore come Werner, secondo me, invece è prima punta e non può coesistere quasi con Lukaku, quindi o gioca uno o gioca l'altro. Automaticamente devi fare delle scelte. E quindi uno o l'altro potrebbe andare via. Se tra 2 anni magari Lukaku ha dato il massimo e capiscono che c'ha bisogno di un attaccante che può sostituirlo o addirittura affiancarlo, c'hai Abraham già pronto in sostituzione. Dovesse esplodere, no? E dovesse valere, la sparo proprio grossa, no? 100-110 milioni di euro, Abram, tra 2 anni, in quel caso ci perdi. Ci In quel caso c'è perdi, fai però. plusvalenza, ma potevi farcene molta di più. Ma tu ti rendi conto però che per 2 anni c'hai avuto un calciatore che Significa che per 2 anni, certo. Allora, se ti fa un valore, se ti arriva a avere un valore di 100 milioni, 110, forse anche 120, vuol dire che ti ha fatto 50 gol con Botto. 2 anni. Cioè, ne facesse 50 gol, poi tra 2 anni si vede. Certo. Cioè, mi va benissimo pure così. Se poi il Chelsea decide di ricomprarselo, dammi 80 milioni. Poi mi adeguerò di conseguenza, perché se io ho 80 milioni da reinvestire solamente per sostituire un attaccante, vuol dire che tu puoi avere accesso praticamente a qualunque attaccante del mondo, più o meno. Ultime due domande. Una è il giusto attaccante per sostituire Dzeko? E secondo te chi giocherà a titolare? Domanda, doppia domanda ma singola. Allora, non è il giusto attaccante per sostituire Dzeko, perché le caratteristiche sono un pochino diverse. Comunque Abraham mi sembra molto più rapido rispetto a Dzeko, Sì, ma quello Dzeko sì. c'ha molta più tecnica di base, quindi lui può Vero. anche impostare un'azione partendo leggermente arretrato e fare anche un assist decisivo, che secondo me Abraham non ha nelle corde, poi magari verrò smentito e me lo dimostrerà pure. Ce l'ha nelle Però corde, fa, ce l'ha. ce l'ha nelle corde, però io penso che Dzeko abbia una tecnica che non ha Diversa. niente a che vedere. Esatto, è un pochino superiore alla tecnica di Dzeko. Poi Però è capace pure che costruisce pure Abraham. lui. Sì, infatti è quello che sto dicendo. Abraham ha 23 anni, è capace pure che crescerà col tempo e imparerà a fare determinate cose che mi faranno pensare che Dzeko a confronto di Abraham è una nullità. Quindi, No, quello non credo. no, però magari Mi deve vediamo. mangiare tanta Può di pasta crescere. asciutta. Bravissimo, bravissimo. Deve mangiare tanta pasta asciutta. Il titolare. Io ti dico la verità, io sono un pochino preoccupato perché Shomurodov a me piace tanto, Pure a devo essere me. sincero, piace parecchio e sicuramente sarà un buon duello quello che si creerà in casa tra Abraham e Shomurodov. Vediamo Mourinho quello che ha intenzione di fare con i calciatori, E Borja anche Mayoral? se... C'è anche Borja Mayoral, ma secondo me ad oggi è quello che parte un pochino indietro nelle gerarchie, perché Abraham è un'espressa richiesta di Mourinho e lo abbiamo visto, cioè lo ha cercato, lo ha perseguitato praticamente, lo ha tempestato di telefonate durante i giorni in cui Tiago Pinto è stato a Londra per trattare Abraham, ma Sì. Shomurodov, ragazzi, è altrettanto una richiesta di Mourinho e anzi, secondo me, è il calciatore che ad oggi può più sostituire Dzeko nel gioco della Roma. Ad oggi, poi vediamo. Capace pure che Abraham spazza che Shomurodov, spazza che Borja Mayoral. Se prende la 9, si mette là davanti e non lo scolla nessuno. Te posso dire una cosa? Dimmi. Basta che uno dei tre segna e fa tanti gol. Poi se li divido, dice ci serve un attaccante a 30 gol. A me va bene pure se ne fanno 10, 10, 10. Io invece no. Io No? preferirei uno sicuro. No, ti dico la verità, io preferirei uno che me ne fa 30 sicuri a stagione. E poi l'altro che me ne fa 5-6 al campionato perché gioca poco, ma che quando entra in causa me li fa. Io preferisco uno che è sicuro che segna, però. Cioè che quando sta in campo è sicuro che una palla almeno me la butta dentro. Ok, Io preferirei così. voto il rapporto qualità-prezzo. Voto il rapporto qualità-prezzo 6 e mezzo. Ok. Non voglio.
non mi voglio spingere oltre perché comunque da tantissime parti sento parlare di Abraham come un acquisto top, sicuramente un acquisto top, però io ci voglio andare un pochino più cauto, voglio vedere il calciatore a Roma e voglio vedere che cosa è in grado di fare, anche perché lo stipendio pure che andrà a percepire non è per niente No, basso. sembra che sia abbastanza elevato. Sembra che sia abbastanza elevato e si parla comunque del giocatore più pagato della rosa della Roma. Quindi vediamo il suo rendimento e se effettivamente vale la spesa fatta. E ultimissima cosa, il voto invece per le sue caratteristiche. Le caratteristiche sono eccezionali, secondo me sono eccezionali perché è un attaccante moderno, modernissimo, che sa fare tutto. Quindi secondo me alle qualità del giocatore, alle potenzialità del calciatore gli do 9. Ok. Siamo stati abbastanza, è stato il buon Fabio abbastanza esaustivo, se non vuoi aggiungere nulla, salutiamo. Salutiamo, va benissimo così. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, contenuti consigliati, alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzuoli, alla prossima! Ciao regà!